Può rappresentare un'occasione straordinaria di sviluppo economico per l'intero territorio vibonese l'approvazione da parte del Consiglio regionale delle modifiche riguardanti l'istituzione del Consorzio Costa degli Dei, un ente morale che avrà molteplici compiti e funzioni, tutti indirizzati allo sviluppo dei territori di competenza e alla implementazione delle loro potenzialità, dal turismo alle infrastrutture, dalla cultura agli insediamenti produttivi, dalla tutela dell'ambiente marino alle risorse idriche. L'approvazione consente adesso al nuovo ente di dotarsi autonomamente del proprio statuto, demandando quindi il compito all'assemblea dei sindaci e non al Consiglio regionale. Per questo motivo, questa mattina si è svolto a Tropea un primo incontro tra i sindaci dei 9 comuni che faranno parte del consorzio: Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Parghelia, Tropea, Ricadi, Ioppolo, Nicotera, Zambrone. A coordinare l'incontro con il consigliere regionale Michele Comito, che ha favorito l'approvazione della legge in Consiglio regionale, il senatore Giuseppe Mangialavori, che sin dall'inizio del suo mandato parlamentare aveva redatto una proposta di legge per istituire il consorzio Costa degli Dei, trasformata poi in legge regionale grazie al lavoro dell'ex consigliere Vito Pitero, approvato solo da pochi giorni. Prende corpo in maniera definitiva con l'approvazione della legge in consiglio regionale il consorzio Costa degli Dei. Sì, siamo felicissimi, dopo tantissimo lavoro, è durato quasi 4 anni, siamo riusciti a portare a termine un progetto che abbiamo pensato e voluto fortemente, quindi oggi abbiamo fatto la prima riunione informale con tutti i sindaci della costa per informarli dello strumento che avranno a disposizione per sviluppare ulteriormente questo meraviglioso pezzo di costa che abbiamo in Calabria. Questo consorzio può cambiare il paradigma del turismo in questo territorio? Ma diciamo che può aiutarlo, è uno strumento legislativo che può aiutare enormemente questo territorio a diventare ancora più attrattivo, non solo in Calabria e in Italia, ma io mi auguro nel mondo. La possibilità di avere un finanziamento costante garantisce anche una vivibilità rispetto a tante altre situazioni che sono sempre andate poi a scemare. Sì, questo è uno strumento fondamentale perché abbiamo previsto all'interno della legge un finanziamento che è in bilancio regionale per ogni anno di 150.000 euro, e questo è un inizio che può dare la tranquillità al nostro consorzio di poter lavorare senza l'affanno di dover reperire sempre risorse per poter sopravvivere. Il turismo rimane l'arma dello sviluppo per questo territorio? Ma il turismo, diciamo che per la nostra terra è fondamentale, ma la regione, oltre al turismo che sta aiutando con tutte le sue forze, vuole giustamente puntare anche su altre risorse che la Calabria può sfruttare e che finora non ha sfruttato.